Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, direzione spesa. Emma, dove sei? Eccola. Lei direzione nonna, noi direzione spesa. Spesa antivigilia, più o meno, dai. Spesa prenatalizia. Iniziamo a prendere qualcosina, poi all'ultimo prenderemo solo proprio le cose necessarie perché già c'è caos in giro. Quindi let's go, fare la Allora, spesa. eccomi qui. Siamo a casa, spesa natalizia, diciamo, natalizia al 50% fatta, perché poi ovviamente qualcosina andremo sempre a comprare, però ci siamo anticipate un po' di cose. Intanto, la prima cosa, pannolini, perché una volta che chiudono, se rimaniamo senza pannolini, è la fine. Poi abbiamo preso le mozzarelline, queste qui della Deliziosa, che ormai sapete è una passione. Queste qua sono quelle proprio piccole piccole che io adoro. Poi la mozzarella classica, sempre della stessa linea, che è buonissima. Poi abbiamo preso 5 buste o 6 di questo latte avena, che finalmente è tornato, e ci siamo fatti la scorta perché così non dobbiamo sempre stare a comprare latte, lo prendiamo una volta e basta. Poi abbiamo preso questi succhi di frutta della Zua, che questi sono solo ingredienti naturali, quindi buonissimi anche per i bambini. Io ho preso la bicocca per cambiare. Il sale che era finito, questo ve lo consiglio, il salino di Puglia, perché è giusto come sale e mi trovo benissimo. Io utilizzo anche il sale iposodico, lo sapete. Ho preso le patate che possono servire in questo periodo. Per la sera della vigilia, appunto, ho preso perché saremo qui da me. No, lo sapete che non festeggeremo chissà che, però comunque ceneremo insieme. E ho preso una Pepsi, giusto per sulla cena, insomma, ecco. Abbiamo preso un pacco di farfalle perché abbiamo calcolato un po' di primi piatti per questo periodo festivo. Poi abbiamo preso le orecchiette. Ultimo pacchetto e me lo so preso io, ne verrò più, spero che torneranno, e la prossima volta che tornano mi prendo tutto lo scaffale sicuro, perché ogni volta non riesco mai a trovarne, cioè, due o tre pacchi, non lo so, vanno a ruba forse. Poi ho preso questo pane appunto per la vigilia, vedete quanto è carino, sono dei, è un'idea questa, prendetela come idea, perché sono tipo, si possono fare a crostini o mangiare così con le cremine, oppure fare i crostini e mettere il pomodorino sopra. Mi è venuta questa idea, secondo me è ottima. Poi abbiamo preso il crudo, poi i soliti, questi qua, tramezzini. Sempre per la vigilia ho preso un pacchettino di questi multicereali di Tarallini Pugliesi, che sono la fine del mondo, ve li consiglio. Io li compro a piccole quantità perché puntualmente mi mangio tutto il pacco, e siccome non voglio esagerare, li ho presi per la vigilia, quindi li metterò comunque sempre in mezzo al tavolo. Poi ho preso le sottilette, le classiche che stanno in offerta. Adesso non ricordo precisamente tutte le offerte, perché alcune stanno sul volantino, altre no. Quindi, se dovete fare la spesa, vi conviene perché ce ne sono tantissime. Ho preso l'Asiago, questo qui mi piace tanto. Il provolone, che questo era in super offerta, c'è scritto offerta speciale. E poi la mortadella anche in offerta speciale. Quindi a finale conviene comunque questa dal banco, comunque il banco dei salumi, loro lo tagliano e lo confezionano ed è comodissimo perché dura un po' di più magari dell'affettato fatto al momento. Quindi vi consiglio questi, se volete fare già la spesa vi conviene prenderli perché comunque appunto per la vigilia mantengono. Poi abbiamo preso anche queste, le olive, che sono state buonissime. Sono molto molto piccanti, quindi se non amate il piccante, no. Ma se vi piace il piccante, ve le straconsiglio perché sono molto piccanti e molto buone. Poi un super affarone, il galbanone, quello alla grande, intorno ai 5 euro. E vi conviene perché uno piccolo comunque mi sa che viene a costare intorno ai 2 euro e qualcosa. Questo qui è grande, sono 550 grammi, intorno ai 5 euro. Io ne ho approfittato e l'ho preso. Poi ho preso i tovaglioli rossi, i bicchieri rossi, anche la pasta. Queste sono le penne, quelle grandi rigate. Poi questi qui sono, vabbè, i rigatoni da fare col sugo. Poi abbiamo preso un San Pellegrino, un chinotto.
Chino, si chiama Chino. Poi la solita birra Peroni, prodotti che già conoscete, ve li faccio vedere velocemente. Poi là una Coca-Cola per me, per stasera per la pizza ovviamente. Ah, poi abbiamo avuto in omaggio, vi faccio vedere, aspettate. Allora, ecco qui, abbiamo avuto in omaggio due bottiglie di spumante, perché se ogni 50 euro è una bottiglia di spumante, questo qui è Vigneti Romio, Romagna Doc Spumante, non lo so, comunque una cosa è sicura che quest'anno ci imbriacheremo, perché è pure questo sempre, solo che sarà un'altra qualità, io non ne capisco niente. Quindi lo spumante ce l'abbiamo per ubriacarci, perché da festeggiare quest'anno, come ben sapete, c'è ben poco, però sorridiamo, dai, sorridiamo alla vita, che male non fa, ne abbiamo bisogno in questo periodo. Poi, allora, dovete sapere che io non mangio pesce, nessun tipo di pesce, nemmeno cozze, nemmeno niente di niente, e quindi dicevo, quindi di solito la sera della vigilia, invece di mangiare lo spaghetto col pesce, mangio lo spaghetto con il pesto, ormai è una mia tradizione da tantissimi anni, e sto utilizzando questo della rana, che è il top del top, è il migliore, ed è buonissimo, provatelo. Poi abbiamo preso un po' di pomodorini, questi qua, rosso Gargano, che ormai vi ho incuriosito così tanto che li andate cercando anche voi, perché sono veramente buoni buoni, e poi per chi soffre di acidità di stomaco questi sono fantastici, perché si digeriscono bene, ecco. Poi un piccolissimo peccato di gola, oggi non c'è nessuno che mi può sfottere perché il mio assistente si è licenziato, se n'è andato completamente, mi ha abbandonata. Mi sono presa le fruitella Crazy Mix, non so cosa sono, comunque sono troppo curiosa di provarle, secondo me sono buonissime. Prosciutto cotto, il solito che prendo io, questo di Casa Modena, che è buonissimo. Sempre come formaggio, appunto, per gli antipasti, ho preso sempre in offerta, per quello dicevo andate, perché se volete prendere un bel po' di formaggi, conviene. Ettore si è sentito nominato. L'Asiago stagionato, questo qui. E poi questo qui, quello olandese, il Maasdammer olandese. Quindi abbiamo preso questi due anche. Poi dicevo, ho preso l'altro pacco di cannelloni, vabbè, ho preso due pacchi di cannelloni da fare a Natale, vedi, la ricotta dobbiamo prendere anche, ora ci facciamo poi l'altra lista ovviamente, e se ci regalano un altro spumante è assicurato che beviamo a go go. Comunque due pacchi di cannelloni riscossa da fare a Natale. Poi ho preso due lieviti per le pizze, come biscotti sempre di questa linea, ormai sto prendendo quasi sempre questi di Leo, perché a parte che conviene il prezzo, perché sono 700 grammi, ma poi sono buonissimi, io li adoro. Che cos'è che non adoro io? Cotto e pesce. Poi mi sono presa queste piadine, le sfogliatissime, le voglio provare, non lo so come sono, oggi piadina per pranzo, poi mortadella con pistacchio, con pistacchio della Parma cotto, complimenti. Poi un formaggio grattugiato fresco, non è fresco, cioè per finta, sto scherzando, fresco perché viene dal frigo. Poi per la vigilia invece, che vi ho detto faremo lo spaghetto, sembra una promoter così, faremo lo spaghetto Barilla. Quest'anno ho scelto Barilla perché di solito prendiamo altre marche, adesso non mi ricordo. Un piccolo tramezzino per te e per Emma, stavolta per me e per Emma, dai, passami un'altra così finiamo questo video. Poi guardate quanto sono belli questi piatti, io mi sono innamorata di questi piatti, perché ci sono quelli classici. Stavo dicendo, io di solito prendo quelli rotondi, ma questi mi sono innamorata, lo so, sono dei piatti semplicissimi, però ci sta. Poi abbiamo preso appunto le clementine che ha perso per tutta la cucina. Allora, per concludere questo video spesa, abbiamo preso le mandorle, un bel pacco di mandorle, le altre gallette, perché visto che quelle erano terminate mi sono affidata alla Gallo, che sono anche buone, però quelle... che caspita... Lasciamo perdere questi gesti, perché se da bocca mia potesse parlare, mi sono affidata a queste Gallo che sono buonissime, ma le altre sono più buone, devo essere onesta su questo. E poi infine un altro pacco di pasta un po' più piccola.
Questa era la nostra spesa sia giornaliera che comunque prenatalizia con tutti i formaggi, eccetera, ma comunque mancano tante altre cose, quindi vedrete altri video. Questo periodo sarà un canale di video spesa perché stiamo, ludico proprio, facendo, con la mia presenza. Stiamo facendo solo spesa, spese e spesucce. E nulla, io vi saluto, fatemi sapere se anche voi andate a fare la spesa a Pasqua, cosa comprate, se trovate qualche prodottino carino da consigliarmi, perché tanto io ci vado spesso. Vi mando un bacio, mi raccomando like, commenti e condividete il video. E alla prossima, ciao! Che c'è, amore?